E adesso torniamo ad approfondire le notizie grazie anche ai siti di informazione online. La Sicilia Web: esodo di Pasquetta, 8.500 sbarchi, 13 morti. Il mare piatto ha spinto alla traversata migliaia di persone, alcune delle quali non ce l'hanno fatta. Da venerdì a ieri sono stati recuperati così 13 cadaveri. 7 persone sono morte dopo essere finite in acqua perché un gommone si è sgonfiato. Le unità navali impegnate nel Mediterraneo centrale per il soccorso dei migranti hanno tratto in salvo in 3 giorni 8.500 persone. Le navi stanno facendo rotta ora verso l'Italia, destinate in porti diversi, mentre al Viminale sono in corso procedure per definire la distribuzione dei migranti. A Catania ieri mattina alle 7.30 è arrivata al porto la nave della Marina Militare tedesca Rhein, con a bordo circa 1.100 migranti, e oggi al varco 8 del porto Ateneo ci sarà una conferenza stampa per ricordare il naufragio del 18 aprile 2015. Nel pomeriggio 1.267 migranti sono poi sbarcati al molo Marconi di Messina, trasportati dalla nave militare Panther, tra loro anche numerosi minori non accompagnati.